Vi avviso, sedetevi comodi perché sarà un lungo viaggio. Ci ho messo mesi per scriverlo, ma soprattutto anni per trovare la forza di farlo, perché un personaggio del genere, vista la grandezza, visto il segno che ha lasciato, o lo racconti come si deve, o piuttosto è meglio evitare. Cattolica, 1987, nasce un piccolino di nome Marco. Crescerà a Coriano con suo padre e sua madre che gestivano una gelateria. Una classicissima famiglia italiana che lotta giornalmente per tenere aperta un'attività. Il problema è che papà Paolo ha una grossa malattia. Quella che ho anche io e che avete anche voi che siete iscritti a questo canale. La malattia si chiama motorsport. Arriva il 1991, Marco compie 4 anni e papà Paolo, da buon malato di motorsport, cosa fa? Gli regala una mini moto, una Suzuki 50. Forse un po' prestino, papà Paolo, non credi? 4 anni a malapena si ha la concezione di che cos'è una moto. Infatti Marco ha dovuto aspettare i 7 anni prima di fare i suoi primi giri in pista. E 2 anni dopo, a 9 anni, partecipò alla sua prima gara ufficiale regionale. Fino a 13 anni appoggia il sedere sulla moto che produceva il papà di Mattia Pasini. Nel 99 vince il suo primo campionato, approdando l'anno successivo nell'Europeo Minimoto, finendo addirittura secondo. Sono Celli Marco, moto Pasini, nuovo motoclub Renzo Pasolini di Rimini. Sono partito un po' male e dopo ho recuperato. Il ragazzo si vedeva che non era uno dei tanti, tutt'altro. Questo era uno dei pochi. E papà Paolo se n'era accorto, tanto da convincersi di fargli provare le moto da grandi, le moto col cerchio da 17. È il 2000 e Marco sale per la sua prima volta su un 125. Nei 2 anni successivi partecipa al campionato italiano 125 GP e al trofeo Honda, salendo anche diverse volte sul podio. In entrambe le occasioni arriva nei primi 10 e finalmente nel 2002 conquista il suo primo titolo europeo. È il 2002 e quegli anni erano ancora buoni in questo mondo, non contavano solo le valigette piene di soldi, ma anche il talento. Iniziano infatti ad aprirsi alcune porte e Marco iniziò a fare le sue prime apparizioni nel mondiale. Fare anche solo un'apparizione nel mondiale penso che sia l'obiettivo di ogni pilota al mondo, 2 o 4 ruote che siano, è il sogno di tutti. Un po' come la convocazione in nazionale per un calciatore o un cestista. E nel 2003 il sogno si avvera, non si scherza più. Parte la sua prima stagione completa nella massima serie, nel contesto dove sono racchiusi i migliori piloti del mondo. Già nel 2002 si rese conto che quel contesto era tremendamente diverso da tutti gli altri, dal paddock al talento degli avversari. Il livello si era alzato e di pari passo si erano alzate anche le aspettative. Marco ora doveva dimostrare di meritarsi la presenza in quel palcoscenico, nonostante fosse un ragazzino di 15 anni, non dimentichiamolo. Mica facile gestire quella pressione. Con la sua Aprilia 125 con il numero 37 fece un inizio non proprio da fenomeno, bisogna ammetterlo. Non arrivò primo, non arrivò sul podio e non arrivò neanche fra i primi 10. Finirà la sua prima stagione 21esimo, ma nella sua ultima gara di stagione ottenne un 4° posto che diede fiducia e morale, tanto morale per l'anno successivo. Uno potrebbe dire, vabbè ste 4° all'ultima gara, che morale è? Vabbè un corno, stiamo parlando di mondiale ragazzi, ci sono piloti che il 4° posto lo sognano per tutta la carriera in un mondiale. Insomma questo 4° posto diede morale a lui, ma soprattutto alla squadra. Parliamoci chiaro, il motorsport è un mondo di squali, mica facile ridare fiducia ad un pilota che finisce la stagione 21esimo. Ma il team di Fiorenzo Caponera gliela diede, vide in lui qualcosa di speciale, quel talento, quel carisma, quello che serve per restare in quel contesto, in quel paddock. Vero problema di Marco per l'anno successivo, il 2004, era un altro. Aveva un nome e un cognome, Andrea Dovizioso. Nonostante l'annata sia stata super positiva, ottenendo la sua prima pole position e la sua prima vittoria a Jerez sotto l'acqua, si rivelò un'annata ricca di alti e bassi. Finì un 11esimo, che comunque rispetto al 21 dello scorso anno un ottimo miglioramento, ma il Dovi quell'anno era imprendibile e vinse il titolo. È il 2005 e Marco si sentirà più che pronto a lottare, andando a cercare podi su podi, vittorie e perché no,
il titolo mondiale. Guarda caso, l'escalation nel mondiale 125 arriva al suo punto più alto. L'anno 2005 in 125 è indiscutibilmente il suo miglior anno. Vince nuovamente una gara, confermando che non è lì come turista con infradito e pantaloncini, conquista 6 podi e un 5° posto in classifica generale, confermando ancora una volta ai più scettici che non era uno dei tanti. Le buone prestazioni, il suo talento e il suo carattere, senza dimenticare che finire la stagione tra i primi 50 al mondo non è propriamente da tutti, di sicuro aiutarono a far aprire ulteriori porte. Una fra queste è quella della 250. Spesso il passaggio 125-250 o Moto3-Moto2 viene banalizzato, ma vi garantisco che di banale non ha proprio nulla. E il buon Migno ne la riprova. Di solito i piloti che facevano questo passaggio lo facevano con la solita valigetta piena di soldi o sempre con la valigetta ma piena di talento. E Marco faceva ovviamente parte della seconda categoria di piloti. Parte la stagione 250, c'è una novità e una costante. La novità è che sarà in sella ad una Gilera, tra l'altro ufficiale. La costante è che si ritroverà nuovamente a lottare con Andrea Dovizioso. Non proprio uno sprovveduto, non proprio uno con la valigetta del talento vuota. Il problema è che Andrea è solo la punta dell'iceberg. Perché vi butto gli altri due nomignoli di quella stagione. Jorge Lorenzo, Sylvain Guintoli, Locatelli, De Angelis, Sinan Sofoglu, Aleix Espargaró. Aspettative alte quindi, ma risultati non propriamente in linea con le aspettative. Il 2006 per Marco sarà una stagione molto difficile. Per essere competitivi e vincere in un mondiale c'è bisogno di armonia nel box. E nel box di Marco c'era tutto tranne armonia quell'anno. I sensi con il capotecnico crearono un clima abbastanza teso che non lo fecero andare oltre l'8° posto in classifica generale, ma la cosa che fece più male della stagione furono gli 0 podi conquistati. Come detto prima, il mondo del motorsport è un mondo di squali e i vertici subito pensarono che con una moto ufficiale bisognava fare molto di più. In conseguenza per il 2007 decisero di tirargliela via. Ad aggravare la situazione del 2007 ci furono le nuove leve e i vecchi manici. Giusto per fare due nomi, Alvaro Bautista, Tom Liuti, Mika Kallio, De Angelis, Lorenzo, la concorrenza iniziava a farsi intensa e non propriamente amichevole. Questo gruppo di talenti finirà davanti a lui nella classifica generale e questo per un pilota che punta in alto come lui era abbastanza frustrante. Nonostante Marco finisca 10° con 97 punti, considera la stagione abbastanza positiva. Gilera è moderatamente soddisfatta e gli concede un'altra opportunità, ma sempre con una moto vecchia di un anno, seppur con qualche evoluzione tecnica. È il 2008, terzo anno in 250 per Marco, ormai sa tutto, sa come funziona, sa chi sono gli avversari, sa che moto guida, sa come si vince, nonostante ancora in 250 non abbia vinto una gara. Parte come aveva finito, male. Nelle prime due gare 0 punti, un inizio pessimo, ma in Portogallo inizia a carburare. Pole e primo podio, siamo sulla strada giusta. Arriva il Gran Premio di casa, il Mugello, e la vince. Finalmente prima vittoria in 250. Marco da lì continua ad ottenere buoni risultati e Gilera pensa che, avendo fatto una buona prima metà di stagione, potrebbe offrirgli una moto ufficiale per la seconda parte. Una lucina in fondo al tunnel inizia ad intravedersi, debolissima ma c'è. Sotto la lucina c'è scritto campionato del mondo. Lui ci crede. Solo chi è in malafede non vede la sua crescita in quell'anno. È evidente a tutti. Da un inizio difficile Marco ha dimostrato una progressione straordinaria, conquistando risultati sempre migliori. La fiducia di Gilera e il passaggio alla moto ufficiale hanno dato i loro frutti, hanno contribuito. Simoncelli si è affermato come uno dei piloti più forti della categoria, mostrando una maturità e una costanza impressionanti in quell'anno. Arriva al Gran Premio della Malesia con un tale vantaggio di punti che, se si comporta bene e ha un po' di fortuna, potrebbe essere incoronato campione del mondo una gara prima della fine del campionato. Marco si prepara per il momento più importante della sua carriera fino a quel momento. La pressione è alta, ma Simoncelli sembra pronto ad affrontare la sfida con la stessa grinta e passione che lo hanno portato fino a qui.
Circuito di Sepang con Marco ha un rapporto davvero intenso. Pensate a questa cosa qua, magari non ci avete mai fatto caso, non ci avete mai pensato. Sapete qual è l'acronimo del circuito di Sepang? SICC. Sepang International Circuit. Proprio per questo motivo, la prima volta che papà e mamma Simoncelli andarono a Sepang, rimasero estasiati nel vedere tantissimi gadget con la parola SICC impressa sopra. Pensarono effettivamente a dei tributi per il loro figlio. In realtà era banalmente l'acronimo del circuito. E sapete perché l'acronimo invece di Simoncelli, quando lo vedevamo lì nelle classifiche in TV, non era SIM come doveva essere, ma era SICC? Perché SIM era già occupato da un altro pilota. Alla fine della fiera, SICC divenne ciò che tutti oggi noi sappiamo, il Super SICC, il nomignolo di Marco Simoncelli. Ecco come iniziò il rapporto di odio e amore con Sepang per Marco. Pazzesco il destino. A fine stagione Marco avrà ottenuto 6 pole position, 6 vittorie e 12 podi. Incredibile. L'anno successivo Marco cerca di difendere il suo titolo in 250. L'inizio non è dei migliori. Sfortunatamente si fa male facendo motocross prima dell'inizio della stagione. Perde quindi la prima gara, quindi la stagione inizia male per Marco. Inoltre durante tutta la stagione succedono cose strane. Non entriamo nei dettagli perché non è un video polemico, ma a volte era colpa sua, a volte no. Fatto sta che c'è un numero incalcolabile di punti volatilizzati. Nel mentre però qualcuno bussò alla porta di Marco. Era Honda, nello specifico Fausto Gresini, nello specifico una RC212V bianca con grafica a San Carlo. Impossibile dire di no all'essenza del motociclismo, all'elite, chiamatelo come cavolo volete, ma è la massima espressione del motociclismo. La MotoGP. Il problema è che l'unica cosa che aveva in comune la MotoGP con tutte le altre moto che aveva guidato Marco fino a questo momento era il numero di ruote, perché tutto il resto, tecnica, peso, potenza, non è più niente lo stesso. Si passa davvero alle moto più veloci, più potenti e tecnologicamente avanzate del mondo. Quindi per il suo primo anno in MotoGP Marco si ritrovava in un team satellite, il team San Carlo, ma comunque con il supporto di Fausto Gresini e Honda. Si ritrova tra l'altro in un buon box perché Fausto non ha bisogno di presentazioni e si portò tra l'altro dietro tutto il suo staff tecnico che aveva in 250. Quindi molto positiva come cosa, no? Sì e no. Esperienza in MotoGP per questo team non zero, sotto zero. Come potete immaginare questa prima stagione quindi è stata abbastanza complicata, no? La MotoGP non ha nulla a che vedere con la 250, quindi se ci sommiamo il fatto che gli avversari erano giusto i piloti migliori del mondo, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, Dovizioso e niente proprio di meno che il GOAT, l'amico d'infanzia Valentino Rossi, non deve essere stato propriamente facile. Tra l'altro avere nella stessa griglia un amico è un vantaggio ma anche uno svantaggio, soprattutto se si chiama Valentino Rossi. Ma va bene, passiamo alla prima gara in MotoGP. Undicesimo, a punti. Direi non male come esordio in MotoGP, soprattutto per un team satellite. Durante la stagione Marco e il suo team miglioreranno molto. Esperienza, comunicazione, comprensione di quello che la moto faceva, insomma una crescita a 360 gradi. Tant'è che nella seconda metà della stagione iniziarono ad avvicinarsi molto ai leader del mondiale. Marco chiuse l'anno all'ottavo posto in campionato e un quarto posto come miglior risultato. Ripeto, niente male come primo anno in MotoGP, soprattutto considerando che è stato davvero vicino al terzo posto finale fino all'ultimo. Con un risultato simile è del tutto naturale che Honda Gresini decide di riconfermarlo per la stagione 2011, tra l'altro con un miglioramento di tutto rispetto. Il supporto di HRC è una moto ufficiale. Ribadisco, mica male per un esordiente, le migliori condizioni possibili per correre. È il 2011 e questo numero affiancato a Marco Simoncelli è dura da leggerlo o sentirlo. Marco è pronto ad attaccare, la moto è quella giusta, il team è quello giusto e sul groppone c'è già un anno di esperienza in MotoGP. È ora di puntare ai podi e alle vittorie. Finalmente il podio arriva, un bellissimo terzo posto a Brno e un secondo posto perfetto a Phillip Island. L'anno era quello giusto. Ma
Se ricordate bene, quell'anno iniziarono a etichettare Marco come pilota pericoloso. In realtà quell'anno probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il vaso del suo comportamento in pista, del suo temperamento in pista. Riassumo in breve la sua filosofia di gara. Nel paddock tutti amici, ma una volta in pista non si fanno favori a nessuno. Ognuno per sé e vinca il migliore. Che alla fine, oh, non fa una piega per un pilota di moto. Marco in pista non andava per il sottile, proprio per niente. Era una bestia furiosa, ma proprio una bestia arrabbiata come se non avesse mangiato per 15 giorni. Non era tenero con nessuno, forse solo con uno lo era, con Valentino, l'unico a cui risparmiava sorpassi tosti, ma con gli altri non c'era pietà. L'anno purtroppo ha causato alcune cadute, ma tutto è iniziato in realtà in 125. Poi, arrivato in 250, la situazione è completamente esplosa. Ricorderete sicuramente l'episodio con Bautista e Barberà. In MotoGP però un'altra cosa, che ha iniziato a lamentarsi seriamente del suo comportamento in pista è stato Jorge Lorenzo. Lorenzo era esattamente l'opposto di Marco Simoncelli. Per lui non era necessario essere aggressivi in pista, si poteva sorpassare evitando il contatto con gli altri piloti il più possibile. Occorreva, secondo lui, essere il più puliti possibile e sorpassare solo quando si era sicuri di poterlo fare in modo netto. Marco, diciamo che aveva una visione un po' diversa, diciamo. Insomma, la reputazione di Marco nel paddock iniziò a non essere delle migliori. Gli spagnoli, soprattutto con l'appoggio di Stoner, iniziarono a creargli un'aurea di pilota troppo aggressivo, alla quale Marco, soprattutto in conferenza stampa, rispondeva a modo. The future doesn't happen anything, it's not a problem for me. But in the future happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrest. Ma in quell'anno ci fu un episodio specifico che fece fermare Marco. Si fermò e iniziò a pensare che probabilmente un passo indietro doveva pur farlo. Gran Premio di Francia. Marco supererà Pedrosa all'esterno. Il problema è che quando si sorpassa all'esterno, il rischio di toccarsi è estremamente più alto che in un sorpasso normale all'interno. E così infatti è successo. Pedrosa cade e si rompe una clavicola. Contestualizzate quindi l'accaduto. In un periodo dove tutti erano contro Marco, tutti con il pensiero che Marco fosse un pilota pericoloso e aggressivo, persino Pedrosa, che probabilmente è il pilota più tranquillo e pacato della storia del motociclismo, arrivò a quel punto di non accettare le scuse di Marco in un momento di confronto. Questo gesto scioccò Marco non tanto per il gesto in sé, quanto per la persona che lo fece. Fu una sorta di campanello d'allarme per Marco. Per la prima volta, infatti, si mise in discussione e da campione qual era, inizia a cercare di modificare il suo stile di guida e la sua condotta di gara. La guida diventa più dolce, ma allo stesso tempo più lenta in un primo momento. I risultati pian piano tornano a essere quelli di Marco Simoncelli e addirittura Lorenzo, che prima lo criticava pesantemente, inizia a elogiarlo per il suo cambiamento di condotta di gara. Otterrà un bellissimo secondo posto al Gran Premio di Phillip Island prima di arrivare al Gran Premio di Malesia. Quella Malesia che gli aveva portato il primo titolo mondiale. Arriva carico, motivato, dopo un bel podio in Australia, con una nuova moto, un nuovo stile di guida, una nuova categoria con tante novità. Insomma, pronto a cercare la sua prima vittoria in MotoGP, in quella pista tanto significativa per lui. Ho voglia di scendere in pista, perché beh, insomma, dopo la gara in Australia, in Malesia, nei test sono andato molto forte quest'anno, quindi penso che si possa fare molto bene. Saremo da venerdì a sgasare, a provare di salire sempre sul podio, magari a sto giro sul gradino quello centrale, che è più carino, più alto, risulto anche meglio dalla televisione magari. In una curva, di solito, quando si perde l'anteriore, la forza centrifuga solitamente ti butta fuori, all'esterno, verso la ghiaia, tranne in quel fottuto giorno. L'anteriore inizia a scivolare verso l'esterno, ma Marco, da gladiatore qual è, non vuole arrendersi, vuole rimanere su quella fottuta moto. Mollala, Marco, mollala. Fa tutto il possibile per cercare di raddrizzarsi. L'anteriore riprende grip, nonostante sia completamente chiuso, proiettando la moto verso l'interno della pista, la stessa traiettoria che seguono gli altri piloti da dietro.
La potenza dell'impatto gli strapperà il casco. Gravi lesioni alla testa, alle vertebre cervicali e persino al torace. La gara viene immediatamente interrotta con bandiera rosso. Purtroppo le ferite sono troppo gravi e tutti i tentativi di rianimazione falliscono. Marco Simoncelli muore il 23 ottobre 2011 alle 16:56, all'età di 24 anni. C'è sicuramente poco altro da aggiungere. La gara di Sepang viene annullata e l'intero paddock cala in un silenzio tombale. Tuttavia per molti è come se fosse ancora lì, schierato in griglia, a lottarsi la sua prima vittoria in MotoGP. Non mentiamoci, era davvero a un passo dalla sua prima vittoria, forse da diventare il nuovo talento italiano della MotoGP. Alcuni portano il numero 58 sul casco, altri sulla tuta, altri ancora direttamente sulla moto. Quando la notte cala su Coriano, ogni domenica uno scarico si infiamma e illumina la notte per 58 secondi. Quando andate a girare a Misano, non andate a girare nel circuito di Misano, ma nel Misano World Circuit Marco Simoncelli. Marco aveva lasciato un'impronta indelebile nei cuori e nelle menti di tutti, persino di coloro che lo avevano criticato pochi giorni prima, come Lorenzo e Pedrosa. Quest'ultimi ancora oggi rimpiangono i loro screzi con lui, specialmente Pedrosa, che si era rifiutato di stringergli la mano e accettare le sue scuse. Ora si pente amaramente, riconoscendo che alla fine della fiera la vita è troppo breve per portare rancore. Insomma, ogni anno vengono fatti numerosi omaggi in tutto il mondo. A volte si ha davvero l'impressione che Marco sia ancora qui, sia ancora in gara. Persino la Dorna gli ha reso omaggio nominandolo leggenda della MotoGP, un titolo che si può ottenere solo se si è segnato la storia dei Gran Premi. Oh Sitch, se da lassù stai guardando questo video, vai a cercare un V4 con il numero 23. Sono convinto che possiate divertirvi parecchio insieme. Ciao!